Buon pomeriggio e ben ritrovati qui come sempre Gossip Mania e siamo prontissime per raccontarvi tutto ciò che è successo nel mondo della TV, dello spettacolo e appunto del gossip in queste ultime 24 ore. Al mio fianco come sempre Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata! Puntatona oggi, puntatona, abbiamo un sacco di inciuci, un sacco di argomenti nuovi, amori che ritornano, pettegolezzi, deludenti, critiche. Poi deludenti, amori deludenti. Molto deludenti perché effettivamente ieri in serata è successo qualcosa che proprio non ci aspettavamo. Infatti c'è stata, partiamo subito con il nostro primo argomento, un'intervista di Asia Argento e di Morgan. Ebbene sì, sono tornati insieme e qui mi viene da dire povero Fabrizio Corona. Povero Corona, lui in psichiatria e lei che si vive nuovi amori. Come al solito, insomma, quando ci si lega nei momenti sbagliati della propria vita, poi quando ci si allontana si ritorna sui propri passi e sui punti di riferimento. E Asia Argento è stata molto deludente. Molto deludente, forse anche furba, perché scappati in un momento sicuramente molto complicato e molto difficile della vita di Corona. L'avevi detto proprio tu, chissà se riuscirà a restare al suo fianco. Ebbene, ha fallito subito la prova, ma effettivamente con le polemiche che c'erano state, con tutta la situazione che sta vivendo, sarebbe stata una cosa molto molto complicata attenderlo chissà per quanto, e infatti ha deciso di non farlo. Devo dire in questo caso chapeau a Nina Moric e Belen, perché vero, entrambe, nonostante insomma si abbia un'opinione un po' negativa delle due, sono state le uniche forse a stargli per tanto tempo vicine anche dopo che insomma la storia d'amore era finita, probabilmente perché insomma Fabrizio Corona, e credo che sia una cosa da dire, tutti subiamo il suo charme in un modo o nell'altro, certo, perché al di là insomma della vita particolare che conduce, è comunque un personaggio che attira l'attenzione su di sé, quindi in un modo o nell'altro tutti vogliamo interessarci alla sua vicenda. È un personaggio che fa parlare molto di sé, assolutamente sopra le righe, ma ugualmente anche Morgan lo è, tant'è certo, vero che anche lo scorso anno il Festival di Sanremo, conosciamo tutti cosa è successo, quest'anno seppur da lontano con la nuova partecipazione di Bugo al Festival ha fatto nuovamente parlare di questa coppia particolare, per non parlare ovviamente della sua vita sentimentale passata, non solo quella con Asia Argento, con ragazze più giovani, figli di qua, figli di là, anche ovviamente il frutto dell'amore nato con la stessa Asia Argento, quindi anche in questo caso parliamo di un tipo d'amore molto molto complicato. Sì, è un amore tossico in tutti gli aspetti, anche perché Morgan non gode di una buona nomea, reputazione, esatto, e soprattutto perché insomma Asia Argento si avvicina sempre a questi personaggi, sì, particolari. Li chiamo personaggi perché comunque sono ormai nel panorama dello spettacolo, sono identificati così, è come se si fossero costruiti un personaggio appunto, bene, e quindi conducono quel tipo di vita che ci si aspetta da queste persone. Fatto sta che insomma non so effettivamente quanta realtà ci sia, perché leggendo insomma l'intervista sembrava, sai, come un accordo fatto a tavolino, torniamo insieme, sì, va, non c'è nulla da fare, quindi questa cosa fa pensare. Sì, ma poi una serie di domande effettivamente anche abbastanza paradossali, cioè perché ci siamo lasciati? Ah boh, non lo so, tu lo ricordi, io non me lo ricordo, forse eravamo giovani, ingenui, cioè una serie di cose effettivamente che sembravano tanto forzate, ovviamente potete leggere l'intervista sul web, e alle quali non c'erano delle risposte di vera consapevolezza o comunque su un sentimento di base che portasse a questa scelta, era tutto un po' a casaccio. Sì, è tutto a casaccio, un po' come loro, perché cambiano personalità proprio come si accende e si spegne la luce, quindi questa cosa è preoccupante. Non so, in questo caso Fabrizio Corona, se mai verrà a sapere di questo ritorno di fiamma, come potrà reagire, anche se insomma non c'erano molte speranze su questo rapporto, perché sembrava, sai, quelle tipiche storie che nascono in un momento difficile in cui si decide poi di fare insieme un tipo di vita un po' particolare alla Baudelaire, diciamo, quindi
Non so in entrambi i casi se ci potrà essere della sofferenza, anche perché Fabrizio Corona, insomma, al momento non è legato a nessuno, ha solo il figlio che ovviamente è stato spedito oltreoceano pur di non fargli vivere questa Sì, situazione. effettivamente anche questa notizia non potrebbe aiutare in tutta la situazione, anche psicologica, che sta vivendo lo stesso Corona. Effettivamente, devo dire la verità, forse mi convinceva paradossalmente più la coppia Asi-Argento-Corona rispetto a questo ritorno di fiamma, perché comunque li vedevo entrambi in un momento delicato delle proprie vite, però c'era sicuramente un qualcosa anche della tenerezza in alcuni scatti dei paparazzi che possiamo vedere anche in grafica. E forse c'era proprio quel bisogno di appoggiarsi l'uno all'altro, cosa che, ripeto, con Morgan non vedo sinceramente. Io credo invece che Asi Argento sia molto fragile, Di per sé, a di per sé, prescindere a da chi ha a fianco, prescindere, diciamo. quindi ha bisogno al suo fianco di una persona che la trascini, questa è l'impressione che ho. Sì. Con Fabrizio Corona non poteva andare avanti perché Fabrizio Corona, insomma, vive per se stesso, lo sappiamo. Lei ha bisogno di qualcuno che la conduca per mano a fare qualsiasi cosa perché non ha una sua personalità. Anche se per esempio guardi alla famiglia, no? Il padre Dario Argento è conosciuto per un determinato tipo di lavoro che fa, la Certo. figlia non si sa dove collocarla, perché insomma va un po' come la banderuola con il vento e quindi ha bisogno sempre di qualcuno che le dica cosa fare, come farlo. E questa è l'impressione che ho, un po' triste come immagine. Vediamo quale delle due storie andrà avanti. Al momento, ovviamente, per cause di forza maggiore, necessariamente quella con Morgan. Vedremo se sarà un fuoco di paglia oppure se andrà avanti. Poi magari, chissà, Corona torna a casa e E ritorna ritorna sui suoi passi. l'amore. Esattamente. Quindi vediamo un po' cosa succederà. Cambiamo argomento, andiamo a parlare del nostro secondo personaggio, anzi della nostra seconda starlet, star della televisione. Parliamo infatti non solo di un personaggio femminile, bensì di una coppia che abbiamo analizzato già negli scorsi mesi, quella di Amadeus e Giovanna Civitillo, una coppia che va avanti da 19 anni, conosciuta nel mondo dello spettacolo. Loro infatti si sono conosciuti durante una nota trasmissione dove Giovanna era una bellissima e bravissima ballerina, ovviamente Amadeus il conduttore, però nonostante il solito abbinamento conduttore valletta che si rinnova un po' ovviamente in tutte le storie che poi raccontiamo, cambiando solo poi il Sì. personaggio maschile, quindi può essere calciatore, Sì. velina, conduttore, valletta, siamo sempre lì, però è una storia che è durata, hanno messo su famiglia, hanno un bellissimo figlio e sta andando avanti veramente nella maniera più sana e più giusta, rispettando anche i ruoli l'uno dell'altro. Ne abbiamo parlato anche per quanto riguarda Sanremo, dove Giovanna ha presentato il Prima Festival, e nonostante ciò non c'è mai stato un accavallamento, non c'è stata mai la presenza di Giovanna durante la prima serata del festival, quindi c'è stato sempre un grande rispetto dei ruoli e due percorsi vicini ma comunque paralleli. E credo che questo sia stato il segreto, ti dico la verità, perché insomma condividere anche l'ambito di lavoro può essere già qualcosa, insomma, sai, perché alla fine le persone che girano nel mondo dello spettacolo sono Sì. quelle, però poi condividere anche lo stesso posto diventa difficile. H24 poi. H24 è impossibile sopportarsi, ma anche per delle persone che non hanno, insomma, sai, quei caratteri forti che immaginiamo. Nel loro caso invece credo che questo sia stato il segreto e che poi, essendo Giovanna, insomma, entrata in TV in un determinato modo, ha cercato poi di costruirsi un percorso diverso per non imitare, poi Certo. creare, sai, quei complessi che si sviluppano tra uomo e donna nello stesso settore. Quindi forse questo ha aiutato anche loro a creare una famiglia. Da questo punto di vista, perché insomma lei adesso sta ritornando in televisione, è stata per tanto tempo lontana dagli Sì. schermi, quindi insomma anche questo aiuta poi a gestire una famiglia. Ha fatto qualcosa giusto nei mesi precedenti, nello scorso anno, in quella nota trasmissione di Bianca Guaccero, della quale abbiamo parlato anche nei giorni precedenti, anche diciamo come consigli di femminilità su quei discorsi che avevamo detto nei giorni scorsi sulle donne. Qualche partecipazione, però veramente qualcosa poi di molto lontano da quelli
quelli che potrebbero essere i suoi progetti. Infatti, in una lunga intervista per parlare anche della sua storia d'amore con Amadeus, ha dichiarato e ha rivelato che effettivamente lei vorrebbe tornare alla ribalta nel mondo della TV, magari con una sua trasmissione, anche se non ha ancora ben chiaro ciò che le piacerebbe veramente fare. Sì, anche perché quando tocchi l'aspetto della femminilità, in questo caso devi stare molto attenta, sì, perché insomma è un'arma a doppio taglio, quindi forse schiarirsi le idee e capire anche che tipo di trasmissione vuole fare potrebbe aiutarla anche a collocarsi, sai, sui canali televisivi. Fatto sta che insomma rispetto all'inizio si è evoluta da questo punto di vista, perché insomma ha fatto una carriera che è andata poi piano piano costruendosi in diversi settori, quindi non ha mostrato soltanto di essere la bella ragazza, però anche una ragazza con un cervello, quindi è vero, è molto intelligente ma anche empatica, sa raccontare storie, quindi veramente potrebbe essere posizionata in vari punti del palinsesto televisivo. Poi comunque alle spalle Amadeus che la sostiene poi in ogni ambito. Devo dire che in entrambi i casi è una coppia che mi piace, perché non parlano quasi mai di loro stessi, tranne se non sono vittime di scherzi come accade in altre trasmissioni. Però insomma vediamo poi come in realtà la quotidianità che hanno costruito era ben lontana dagli schermi televisivi. Sì, poi è davvero molto solida, sicuramente nel caso di lavori in televisione Amadeus sarà pronto anche a dare dei consigli magari su quello che potrebbe essere il percorso preferito o che comunque potrebbe essere congeniale proprio per Giovanna. Sì, anche perché credo che ci voglia qualche figura femminile in più che sì, però conduca, sai, una tipologia di programmi un po' diversa da quelli che siamo abituati a vedere. È vero, soprattutto in prima serata ce ne sono poi pochissimi. Sono tutti dedicati a personaggi maschili forti, ma si è perso anche un po' forse l'idea di grande show con lo showman quale poteva essere Fiorello, sì, lo stesso Panariello, ce n'erano tanti in passato negli scorsi anni, forse ovviamente negli ultimi anni anche complici le restrizioni Covid, quindi è impossibile fare questi grandi show con tanti ospiti e soprattutto con il pubblico, però magari in futuro, chissà. Sì, magari ritorniamo a vivere in maniera totalmente diversa, anche se sicuramente ci porteremo gli strascichi e credo anche gli artisti, perché insomma poi ritornare sul palcoscenico, qualunque esso sia, è comunque dura. Ormai è tutto incentrato su talent reality, ovviamente ne parleremo tra pochissimo, ma prima un briciolo di pubblicità, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ritrovati amici di Gossip Mania, stavamo parlando di famiglia, di amori ritrovati, di amori distrutti, ahimè, pur essendone ancora inconsapevoli, molto probabilmente anche di progetti futuri e lavorativi. Parlavamo anche delle nuove tipologie di programmi che attualmente stanno riscuotendo un grandissimo successo e nelle scorse settimane ce n'è stato uno che veramente ha spopolato. Parliamo di LOL, questo nuovo format disponibile su piattaforme digitali ed anche qui c'è un'evoluzione, sì, della stessa televisione, possiamo dire, dei supporti ormai 2.0 se non di più. E per chi ancora non l'avesse visto, ma credo che veramente sono rimasti in pochissimi, è una trasmissione basata su un'idea molto semplice, ossia ci sono 10 comici chiusi per 6 ore in una stanza, quindi non possono uscire, non possono far nulla.
possono esclusivamente andare in un magazzino a prendere degli oggetti di scena o comunicare con i conduttori, e per 6 ore il loro unico obiettivo è far ridere gli altri concorrenti, ma non ridere assolutamente. Una cosa ci ho provato ieri con degli amici, è difficilissima. Ma poi soprattutto per la scelta del cast, insomma, è già guardarli fa venire da sorridere, perché insomma sono dei personaggi che conosciamo per diverse dinamiche. E poi anche la scelta è stata oculata, perché ci troviamo anche dei personaggi che ormai sono un po' più lontani dagli schermi televisivi e dai social, che però una volta che insomma li rivediamo ci vengono in mente anche immagini particolari, quindi già solo il accendere il televisore e guardarli lì tutti insieme fa ridere. Poi i conduttori, insomma, sono... I conduttori, sempre per chi non avesse ancora visto il programma, sono Mara Maionchi e Fedez. E praticamente, senza fare spoiler, ma nella puntata finale c'è stato un momento in cui anche Mara Maionchi ha provato a far ridere i concorrenti, che è stato veramente esilarante, ed ovviamente non c'è riuscita. Quindi ho fatto spoiler, però vabbè. Comunque nei limiti consentiti. Un cast, come dicevi tu, che abbraccia tantissime tipologie di comicità. C'è Elio, che comunque è noto per il suo carattere particolarmente sarcastico all'interno del quadro della Gioconda, sì, possiamo dire. C'è Lillo, di Lillo e Greg, con tutti i suoi sketch. Caterina Guzzanti, quindi veramente un cast enorme, con anche tantissimi personaggi amati dai giovani. Ci sono Ciro e Frude e The Jack, c'è Frank Matano tra i protagonisti indiscussi, quindi veramente grandi risate ovviamente per noi da casa. E soprattutto ha avuto, secondo me, un grande successo, perché quello di cui si aveva bisogno in questo, sì, periodo, e che diciamo sempre citando una nota canzone vincitrice, di non vincitrice, però che si è piazzata molto bene a Sanremo, cioè c'è bisogno di leggerezza. Sì, c'è bisogno di leggerezza, e devo dire che almeno da quello che ho visto finora in 28 anni, credo che ci siano soltanto due programmi che siano riusciti a stupirmi, tra cui Buona la prima, che era un programma che andava in onda su alcuni canali e che vedeva proprio l'improvvisazione, sì, e la stessa cosa LOL. Quindi vedo che è difficile creare un tipo di format originale, perché nella maggior parte insomma dei palinsesti televisivi ci troviamo di fronte a delle copie o fotocopie di altri programmi, soprattutto del panorama internazionale. Quindi quando noi riusciamo ad elevare le eccellenze del territorio, credo che da questo punto di vista insomma si riesca anche ad avere successo. Su LOL non c'è molto da dire, perché basta semplicemente guardarli in faccia appena accendiamo il televisore, e a me viene da ridere, è difficilissimo, anche perché ci sono alcune frasi che sono entrate ormai nella... sono ormai diventate famosissime. Nella quotidianità. Ah, e poi anche le idee che hanno per cercare insomma di far ridere gli altri concorrenti sono fenomenali. Sì, in molti casi, come Katia, piuttosto Caterina Guzzanti, ma lo stesso Lillo, anche Frank Matano, hanno attinto ovviamente dal loro repertorio, sì, personale. Però anche in questo caso, e lì andiamo ovviamente a gossipare, possiamo dire, ci sono state parecchie critiche, perché in realtà ovviamente LOL è un format internazionale, come spesso capita per l'Isola dei Famosi, per tanti reality e per tanti talent, e ha ripreso in questa edizione italiana proprio degli sketch nelle edizioni internazionali, ma semplicemente perché gli oggetti di scena sono gli stessi, quindi come il quadro della Gioconda, piuttosto che vari oggetti di magia utilizzati da Lillo, che ha riproposto lo stesso sketch del fratello di LOL tedesco. E quindi lì alcuni spettatori sono rimasti un po' delusi, anche se durante il programma lo stesso Lillo lo dice che lo sketch è di libera interpretazione da un collega, nominando anche il nome. Quindi devo dire che la polemica è stata spenta subito, anche perché guardare il programma e ridere semplicemente vedo che risulta difficile alla maggior parte delle persone, perché vanno sempre a cercare il pelo, sì, nell'uovo. Vero. Fatto sta che insomma non c'è stato plagio, perché l'ha sottolineato che si trattava di
uno sketch di un'altra persona e devo dire che io ho visto anche la versione tedesca. Sì. Io non ancora. Ho visto anche la versione tedesca e fatto sta che insomma anche in quel caso bisogna poi conoscere la cultura perché altrimenti non si capisce quello che viene detto, quindi in questo caso utilizzare la Gioconda come simbolo era sicuramente la volontà di creare una connessione tra le varie culture, però lo sketch era molto diverso sotto alcuni punti di vista, quindi piano con le critiche. Benissimo, si parla già ovviamente di una seconda edizione e sono emersi anche alcuni nomi come Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, la Littizzetto, e solo lì posso immaginare, anche se non so quanto possa durare perché lei è la prima che ride alle sue stesse battute, gli stessi Ale Franz, Lucia Ocone, Dado, quindi veramente ci sono tantissimi nomi chiamato a gran voce dagli spettatori, anche Maccio Capatonda, quindi veramente ci sarebbero tanti nomi dai quali attingere per una seconda stagione, una seconda edizione che non è ancora in programma, però dato l'enorme successo è molto probabile che si riproporrà. Sì, anche perché diciamo a livello poi di scenografia non c'è molto da preparare, quindi non bisogna. Anche se è molto carina, devo dire la verità, anche come è semplice, però sai, è costruita in un modo elegante, diciamo così, che cozza poi anche un po' con i personaggi che sono stati scelti, quindi ci sono dei messaggi subliminali che vengono mandati. Fatto sta che nella nuova edizione anche i nomi che sono stati proposti, insomma, già rimandano ad immagini particolari, quindi devo dire che anche nel caso di Virginia Raffaele e della Littizzetto, insomma, immaginiamo già che cosa potrebbe accadere. Successo assicurato. Cambiamo ancora argomento per il nostro ultimo argomento e parliamo dell'isola e di tutti gli aggiornamenti, poiché come al solito ci sono un bel po' di drammi, così come li chiamiamo noi, di cui l'ultimo ha investito Drusilla Gucci, che appunto nell'ultima puntata è stata eliminata, ma la motivazione è abbastanza singolare. Io effettivamente appena l'ho vista non seguo il daytime sia per una questione di tempo ma anche di volontà, perché non sono una grande fan, come ben sapete, di questa edizione dell'Isola, però appena l'ho vista effettivamente mi è balzata subito all'occhio la sua enorme magrezza, e infatti durante la puntata poi lei ha deciso di non restare comunque in gioco dopo l'eliminazione, proprio perché è arrivata a pesare 43 kg e fisicamente e psicologicamente non ce la faceva proprio più, ma davvero un mucchietto di ossa che camminavano. Poi lei già ovviamente è filiforme, molto magra, alta, quindi era ancora più evidente, ma soprattutto il suo viso stanco, scarno, quindi è stata sicuramente una scelta saggia pensare in primis alla salute e poi al gioco. Sì, anche perché bisogna conoscere i propri limiti, ognuno di noi ne ha, quindi le preoccupazioni, devo dire che quando si parla del format dell'isola, insomma, penso che siano contenute, perché comunque essendo monitorati H24, insomma, se accade qualcosa ci sono sempre i medici pronti ad intervenire. Certo. Però, insomma, dal punto di vista personale, ognuno di noi sa quando è arrivato ad un punto dal quale, insomma, poi è difficile anche tornare indietro. Il fatto sta che si è fatta una bella vacanza, ha creato un po' di disguidi all'interno dell'isola e torna, penso, a casa anche con un bagaglio psicologico molto complesso. È vero, è stata comunque una buona giocatrice dell'isola, ha fatto anche gruppo con gli altri, era in nomination, se così possiamo dire, al televoto con Cerioli, anche in questo caso si è salvato per il rotto della cuffia, e sono continuate le polemiche sul suo stato di forma con la fidanzata, che ha continuato a perorare comunque la sua causa, ma nonostante ciò ovviamente ci sono anche tantissime punizioni, stanno cercando di dare un po' di brio insomma a questa edizione, infatti è stato tolto il riso per una settimana, quindi
possiamo immaginare che la prossima si vivrà non solo in uno stato di grande fame, ma anche di grande nervosismo. Finalmente, anche perché insomma viene fuori un po' la vera natura degli isolani. Devo dire che si sono proprio completamente assopiti in questa stagione, perché insomma non creano nemmeno un litigetto per un po' di cocco. E dobbiamo vedere. È vero, tutto troppo tranquillo. Sì, si parla di sopravvivenza, quindi insomma mi aspetterei un pochino più, sai, di carica. Cereoli ormai l'abbiamo archiviato perché abbiamo visto che non possiamo dire. No, non piace neanche effettivamente, quindi non si è integrato, non sta continuando a non convincere. Sì, anche perché sai, non ce lo si aspetta da un ragazzo giovane, magari sai, sono gli anziani, quelli lì che si distaccano un pochino dal gruppo, perché anche le discussioni che vengono fatte insomma non interessano. Con un ragazzo ci si aspetta poi qualcosa di diverso, sì. Non parlo a livello sentimentale perché insomma quello è un di più, però anche sai, parlare delle proprie esperienze di vita, soprattutto perché lui insomma ha perso la madre, quindi potrebbe anche coinvolgere gli altri, parlare di questo grave lutto che ha subito, e anche perché a casa magari in un periodo del genere riflettere su alcuni punti della propria vita. Invece niente, calma piatta. Niente di niente, in studio, come già abbiamo analizzato negli scorsi giorni, invece l'atmosfera è sicuramente più calda, la stessa Ilari ne ha avute da ridire qualcuna, anzi più di qualcuna, al solito Akash con gli occhi super blu, con questo continuo atteggiamento, sì, che fa arrabbiare ovviamente, anche abbastanza supponente e spocchioso la stessa Ilari. Infatti ha detto a un certo punto: sembra che ci stai facendo un piacere ad essere qui, la prossima volta se vuoi stai a casa e nessuno ne soffrirà. E devo dire lì standing ovation, come sempre impeccabile. No, perché effettivamente insomma dà sui nervi l'atteggiamento che ha assunto, e credo che se continui così insomma, al di là degli occhi, penso che più di questo non si parlerà di lui, perché non ha lasciato niente né sull'isola né ai telespettatori a casa, quindi si vede un po' di superficialità, di pochezza da questo punto di vista. Gossip poi del momento è un probabile nuovo ingresso da parte dei naufraghi, infatti si parla che la produzione avrebbe scelto Ignazio Moser per un ingresso a sorpresa, e qui c'è qualcuno che in realtà si è opposta ed è Ceciu, che sarebbe molto gelosa di questa esperienza del suo fidanzato. Ricordiamo che ci sono state varie rotture, vari tiri e molla, che sono stati poi risolti, quindi sono felici insieme, e sembra proprio che sia molto vicino all'ingresso del cast dell'isola, però a Cecilia proprio non piace questa decisione. E qui entriamo nelle dinamiche di coppia. Inspiegabili poi, potrei dire. Allora, Ceciu, innanzitutto mi rivolgo a te. Essendo lui su un'isola con delle telecamere puntate addosso, cosa vuoi che faccia? Ma qui ti rispondo con quello che hanno fatto loro al Grande Fratello. Quindi esattamente. Quindi insomma, la capisco, insomma capisco che abbia questi dubbi. Perché insomma, se si inizia una relazione in questo modo, come si dice, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Cioè magari potrebbe ricapitare prima o poi, quindi chissà. Insomma, qui parliamo anche un po' di mancanza di fiducia, perché un bel po'. Parlano di matrimonio, vorrebbero avere dei figli, e poi cadiamo sulla partecipazione all'isola, dove in realtà lui dovrà pensare al mangiare piuttosto che a creare una nuova relazione sull'isola. Quindi insomma si tratta di una situazione completamente diversa da quelli che loro hanno vissuto al Grande Fratello. Qui parliamo di sopravvivenza e adattamento, lì parliamo di comodità, quindi insomma è anche più facile quando si è comodi seduti su un divano intrallazzare con altri personaggi. Io penso poi che sia un Cerioli bis, perché sinceramente sì, non lo ricordo per questo grande carattere. Quindi credo poi si vada a livellare perfettamente con un clima abbastanza spento all'isola. Spero che stupisca, perché diciamo che se dobbiamo pensare al cast di quest'anno, insomma, non c'è nessun nome che mi è rimasto impresso, per sai, se solo l'hai Soardi, ma, sì, ma per demerito degli altri, sì, piuttosto per il momento. Sì, non c'è stato nessuno che si è elevato, anche no. Sai,
Valentina Persia avevo riposto molta fiducia in lei, invece si è spenta molto e credo che questo sia dovuto anche alla comitiva, diciamo. Sì, assolutamente, infatti colpa di tutto il cast, possiamo dire in maniera scherzosa. Scriveteci ovviamente se siete Moser sì o Moser no, quindi per questo nuovo ingresso nell'isola. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie mille a voi che ci seguite sempre ogni pomeriggio, quindi appuntamento a domani ore 18:30 con Gossip Mania. Buon pomeriggio.